Ciao, sono appena tornata a casa dalla spesa e quindi prima di mettere via tutto vi faccio questo video, un video che non faccio mai facendovi vedere proprio tutto quello che prendo, però adesso che ce l'ho qui, prima di mettere via e prima di uscire nuovamente per andare a fare altre commissioni, perché devo andare almeno in altri due posti, vi faccio vedere che cosa ho preso. Dunque, sono stata da Eurospin, Lidl e acqua e sapone. Da Eurospin soltanto per prendere due confezioni di sabbietta per il cambio delle lettiere dei gatti. Non ce l'ho qui perché l'ho lasciata in macchina, essendo da sola non riuscivo a portare su tutto, ma vi metto una foto di quella che utilizzo io. Mi pare che costi 1,79 euro, io mi trovo molto bene. E riesco a, pulendola ovviamente tutti i giorni, a tenerla fino a 10 giorni. Io ho tre gatti e due lettiere, quindi quando le cambio la sabbia la cambio contemporaneamente e tutte e due le lettiere riescono ad arrivare tranquillamente a 10 giorni senza odori sgradevoli, però ribadisco, pulendole tutti i giorni. Poi da Lidl invece ho preso delle più cose, insomma. Prima di tutto, queste salviettine delicate, mille usi della Sien, che come sapete io non utilizzo mai per struccarmi le salviette, ma queste le ho prese da tenere in macchina o in borsa nel caso avessi voglia di insomma, sentirmi le mani pulite, non avendo a disposizione l'acqua, quindi le ho prese per questo. Ho trovato, che avevo visto nel video di Elisabetta, strano, ancora questa linea di sapone liquido per le mani della Sien, Love is in the Air. Ho preso uno rosa Romance, questo qui, anche perché stamattina ho finito sia quello in cucina sia quello in bagno. Io ne tengo sempre uno per le mani in bagno e uno in cucina. E due di questi Desire. Ups, aiuto. C'era anche quello viola, mi ricordo solo che aveva lavanda e rosmarino dentro. Però ho preferito queste profumazioni che sicuramente avendo una la mela e l'altra la pera sono più dolcette e questi li ho pagati 99 centesimi. 2,29 euro della linea Sien Nature, questo latte detergente viso con avena bio per 250 ml. È testato per il nickel, non vi so dire molto di più. Questo è un simbolo che non so se sia una certificazione, c'è scritto Nature Cosmetics Bios e Made in Italy, però più di questo non vi so dire. Sto rivalutando il latte detergente perché ho avuto dei problemi di reazione della pelle e del viso a un prodotto di cui vi parlerò da un'altra parte. L'unico detergente che sono riuscita ad utilizzare sia per struccarmi sia anche al mattino per lavarmi il viso per quasi una settimana è stato il latte detergente. Quindi ho deciso di prendere questo anche perché era un paio di volte che andavo e lo guardavo, e oggi ho deciso di prenderlo. Mentre per 2,99 euro tutte le volte in cui vado e lo trovo lo prendo il body oil della linea alla mandorla, questo qui. Io ne ho due in questo momento, uno praticamente alla fine, l'altro da cominciare, l'ho già messo lì per scorta in bagno, ne ho un altro di scorta e così ne ho due. Purtroppo la mousse non c'era perché ne avrei fatto veramente scorta. Mentre per 3,99 euro ho preso solo quest'unico prodotto della linea Collagen Effect ed è il contorno occhi. Anche questo visto in un video di Elisabetta, sono 15 ml, insomma vedremo. Ha questo applicatore fatto in questo modo. Adesso sto utilizzando un prodotto per i contorno occhi che mi ha mandato un'azienda, sempre di cui vi parlerò in un altro video, che è una roba meravigliosa, però giusto anche per parlarne a voi, mi fa piacere provare anche dei prodotti con dei costi più accessibili. Sempre per 2,99 euro ce n'erano di colori diversi con
frasi diverse, ho preso questo quaderno rigido, è un quaderno blocco appunti, per me è un'agenda su cui scrivere. Questo qui c'è scritto Live Love, ce n'erano di almeno altri tre colori, nero, grigio e un verde chiaro, io li uso molto, ci scrivo un po' di tutto, ho sia a casa sia al lavoro, preferisco quelli così per non perdermi i fogli per strada, e c'erano anche delle coppie di quaderni con spirale di questo formato e anche del formato più piccolo, che per chi va a scuola secondo me sono molto. Rimanendo in ambito cartoleria, della Bic c'era per 1,99 euro questa confezione, c'erano anche altre cose ma io ho preso questi perché in questo momento in casa non ne ho, questa confezione di 5 evidenziatori che mi sono utili quando mi segno delle cose che voglio dire nei video o dei video che voglio fare, mi faccio un elenco di prodotti eccetera, a volte mi serve evidenziare delle cose, quindi li ho presi per questo motivo a 1,99 euro. Sacchettoni condominiali per 0,89 in offerta, questi sono quelli 70x110 cm, ce ne sono 10, io li uso quando faccio il cambio delle lettiere per ricollegarmi alla prima cosa di cui ho parlato in questo video, e quindi ne compro tanti e ne finisco anche tanti. Per 1,79 euro invece, vicino alle casse, c'era questo Rio Mare filetti di sgombro all'olio d'oliva, ne ho presi due perché a me lo sgombro piace tantissimo e non tutti sanno che lo sgombro ha zero carboidrati, così come ha zero carboidrati l'Emmental, anche questa cosa non so in quanti la sappiano. Questo è Emmental bavarese della Milbona, ogni confezione è bella grossa, sono fette da 400 grammi e l'Emmental l'ho pagato 2,39 euro cada uno. Io tra l'altro sia lo sgombro sia l'Emmental sono due alimenti che a me piacciono tanto. Per 1,59 euro questo. Il rumore che sentite è Leo che è rimasto attaccato con le unghie al tiragraffi. Si è staccato. Dicevo, per 1,59 euro questo prosciutto della linea dal salumiere mi sembrava bello, quindi non è grasso e quindi l'ho preso, sono 125 grammi. 2,19 euro questa bresaola salumeo punta ed anca, l'ho presa per provare perché non l'ho mai presa questa bresaola, forse l'ho mangiata una volta a casa dei miei ma non ne sono sicurissima, comunque questa 2,19 euro, mentre 3,982 euro ma 1,99 euro al pezzo, sempre della linea del salumiere, questo affettato di manzo, solo carne italiana. Per 1,99 euro sono 75 grammi. Si poteva provare, mentre per 99 centesimi credo, comunque meno di un euro, 98-99 centesimi, questi cuori di iceberg che a me piacciono sempre tanto, diciamo che tra tutte le insalate il cuore di iceberg è il mio preferito, quindi quando vado al Lidl questo in particolare lo prendo sempre volentieri. Per 0,79 centesimi ho preso 4 confezioni, cada una ovviamente, di queste ricottine, c'è scritto solo latte italiano, sono singole, un totale 200 grammi, singole confezioni da 100 grammi, anche la ricotta è una di quelle cose che mio malgrado devo mangiare, sto mangiando tantissimo, quindi diciamo che in questo momento della mia vita che dura da novembre è uno degli alimenti principali della mia dieta. Per 99 centesimi queste mini lavagne con mollettina carinissime, erano tra gli addobbi primaverili di questa marca, aiuto, Melinera o Melinera, non lo so, però sono carinissime, ci sono diverse cose, queste per fare un regalo e attaccarle al pacchetto regalo, secondo me sono carinissime. Erano in offerta 1,49 euro, le ho prese per Gianluca quando fa colazione qui a casa mia, a lui piacciono i croissant, la crema pasticcera, queste qui le compro da diversi mesi ormai,
A lui piacciono, quindi continuo a comprarli. Per 1,79 € questa confezione da 8 yogurt, questo intero bianco, c'è scritto denso e corposo, cioè soltanto latte e fermenti lattici. E poi ho voluto provare per 2,29 € del brand, questa volta Latteria, mentre l'altro era Milbona, Latteria solo latte italiano, sempre 8 yogurt, barattolini da 125 grammi, questo però è alla frutta ed è della linea Bifidus Magro, e leggendo gli ingredienti non ha zucchero, avrà qualcos'altro che somiglia allo zucchero probabilmente, comunque... li volevo provare, io oramai mangio solo yogurt magro, oggi mi sono concessa questa botta di vita con la frutta, ma insomma. 2,49 € anche questo visto in un video di Elisabetta, probabilmente Elisabetta vi ha già fatto vedere tutte queste cose, ma io non me le ricordo tutte, ok? Ve la nomino in quelle che mi ricordo ovviamente. Questo sapone liquido per la lavatrice di Marsiglia, c'è anche di altre profumazioni. Io il mese scorso ne avevo preso un altro Maxi Tratt, forse sempre da Lidl, e devo dire mi sono trovata bene, costa anche un po' meno di questo, però comunque il sapone di Marsiglia è un tipo di sapone che va bene, ah che botta, che dolore, proprio il gomito, oh, che va bene per tante cose, quindi, e poi ha una buona profumazione, almeno a me piace la profumazione del sapone di Marsiglia. Chiudo con il rapido giro che ho fatto d'acqua e sapone in quello in cui sono stata io vicino allo stadio della Juve. Non c'è ancora l'acqua micellare di Garnier con latte detergente, quindi ho preso, era in offerta, questo Bioform Plus disinfettante per il bucato. Io lo utilizzo sempre un disinfettante, sto terminando uno di Amukina, prima avevo preso il Napisan, adesso ho deciso di provare questo, ciao Artù. Era appunto in offerta per 1,49 € ed è 1,5 litri. E poi c'erano questi nuovi di Felce Azzurra Bio, sono dei saponi per le mani, saponi liquidi, con aloe vera e limone, 98,8% di ingredienti di origine naturale, non contiene SLS, SLS, petrolati, acrilati, siliconi, coloranti, alcol e DTA, certificato ICEA, ne ho presi 3. Questi li ho pagati 1,99 €, che non è assolutamente un prezzo conveniente rispetto a quelli della SIE, però vabbè, mi sono concessa questo strappo alla regola. Adesso io sistemo tutto, spero di pubblicare questo video fra oggi e domani. Vi mando un bacio, e scusate se sono semi impresentabile, ma non mi sono manco guardata allo specchio. Vabbè, non importa.